Fabrizio Davuno sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Fabrizio Dab 2 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Uno RGK 539 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale del mercoledì con Ranch Simulator. Hi everyone, welcome to our rendezvous. Our week rendezvous. 1RGK 539 ha effettuato un raid. 1 raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille a tutti, benvenuti e grazie per il raid. Fabrizio Davuno ha effettuato un raid. 1 raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille e benvenuti a tutti al nostro appuntamento settimanale. Fabrizio Dav 2 ha effettuato un raid. 1 raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille. Benvenuti. Entrati nello... Eccoci qua. Benvenuti alla nostra live, al nostro appuntamento settimanale con Ranch Simulator. Vediamo un po', mi sembra che... Ok, perfetto. E benvenuti alla live, al nostro appuntamento settimanale. E benvenuti. Hi everyone, welcome to our rendezvous, our week rendezvous with the Ranch Simulator. Salut à tous et bienvenue à notre rendez-vous de la semaine du mercredi avec Ranch Simulator. Andiamo, proseguiamo la nostra avventura. Allora, l'ultima volta che ci siamo lasciati abbiamo trovato i maialozzi e la mucca schioppata, quindi andremo a lavorare la carne e poi inizieremo a creare un po' di salsiccia e un po' di polpette. Purtroppo abbiamo notato e riscontrato che anche la nostra mucca purtroppo ci ha lasciati, quindi andremo anche ad acquistare anche una mucca, anzi direi se abbiamo le disponibilità economiche ne prenderemo, ne acquisteremo una coppia. Allora facciamo così, mettiamole, iniziamo a caricare qua e mettiamo anche un po' di sottofondo musicale in modo tale da rilassarci un pochettino e a far sì che il soft gaming, questo nuovo format che sto portando, possa funzionare. Ok, mi sa che questo è pieno,
Oui. T'as poche, t'as combat. Pieno? Sì. E andiamo a riempire un po' tutti quanti queste borse frigo. C'è veramente tanta, ma tanta roba. Da raccogliere. So I will bring all the meat here and I will begin to produce sausages and meat derivatives. Then I will buy a couple of cow. Because I saw that the other cow is not alive, so I need to buy a couple for producing cheese. Je vais acheter. De vache et je vais transformer la viande de cochon en saucisse et puis en salame et puis je vais les vendre un peu. Shoes. Derivati. E purtroppo c'è stata una moria. Strano fenomeno, non ho capito per quale motivo, ma mi sono schioppati la maggior parte dei maialozzi adulti. Allora, qui siccome noi abbiamo il marchingegno che ci riempie i trogoli di cibo e di acqua, allora prenderò questo secchio che sta in questa stalla e l'andrò ad utilizzare con la mucca. Oh. Vai, grazie. Questo è già pieno. Allora, qui farò la metà, creerò, farò salame e un'altra metà salsicce. I will create with the half part of this meat. I will produce sausages and salame. Allora, queste ne sono 6, 2, ho sbagliato a metterle, 1, 2, 3, 4, 5,
Ecco qua, sei. Benvenuti a tutti, benvenuti alla live. Grazie per aver scelto di farmi compagnia. Allora, iniziamo a scaricare. Ah, questi devono andare piano di sopra, ok. Poi me lo scarico qua, poi dopo. Anzi, quasi quasi li metto qua. Eh sì, qui giù i derivati del latte, mentre invece sopra si lavora la carne, la carne, come dicono gli amici siciliani. La carne, se non ricordo male, dovrebbe essere così la pronuncia. Chiedo scusa anticipatamente se la mia pronuncia non è perfetta. Perfetto. Andiamo avanti. E andiamo a vendere anche. Sei borse frigo. Sei borse di carne di maiale al ristorante. So now I will go selling at the restaurant the pig meat. Allora, il ristorante sta. Questo è l'emporio, infatti sto sbagliando strada. Aspetta, ma. Oh, mi sa. Vale. Ma infatti è dall'altra parte. No, devo prendere l'uscita principale, l'uscita normale. Je vais vendre la viande de cochon chez le restaurant, ici. Je vais voir s'ils vont me payer assez bien. Maiale. 1,8, sì. 3,8, ottimo. Allora, io con 3.800 che dovevo fare? Allora, per il momento io direi di tenere il tutto. Allora, questo di qua. Iniziamo la lavorazione della carne. So I will begin the transformation of the pig meat. Je vais commencer la transformation de la viande cochon. E quindi creerò Opla. Andrò a creare, mettiamo a coperto. Quindi allora faremo. Allora, ora facciamo le salsicce. Now we will produce sauces. On va produire le saucisses. Produrremo le salsicce. Le salsicce sono fatte con la carne cruda. Quindi non vanno assolutamente messe nell'armadietto.
Mi ascoltate di accenderlo, ok. Ah, potevo andare a comprare due mucche. I have to buy two cows. Two cow. So I will save money. Allora, queste sono salsicce, quindi facciamo tre borse di salsiccia. Di salame. È tutto sommato, dai. È vero che abbiamo perso un bel po' di maialozzi, però stiamo recuperando un po' di soldini e stiamo iniziando finalmente a produrre un po' di prodotti propri. Ancora benvenuti nel canale. Io mi chiamo Fabrizio, per gli amici qui su Steam sono Dab o Dablo. Benvenuti nel canale, grazie a voi che state seguendo questa live e grazie a voi che state guardando l'eventuale replica. Hi everyone, my name is Fabrizio and here on Twitch I am known under the nickname of Dab or Dablo, as my friend Fernbus call me. Questa è la seconda. Facciamo così le salsicce, le metto temporaneamente qua. Devo creare dei piccoli magazzini di stoccaggio qua però. Finito, ok. Perfetto, secondo.
Perfetto. Andiamo avanti, let's go. Perfetto, questo è scarico, ok. Mezzo questo, questo quasi quasi lo metto qua a fianco. L'ultima volta l'ho messo là. Almeno qua. Oh, un po' troppo avanti sta. Ecco qua. Quello che in questo momento state guardando è un esperimento, una nuova categoria di intrattenimento chiamata soft gaming. So what you are watching in this live streaming or in this video, it's an experimental format, new format invented by me called soft gaming. Ce que vous êtes en train de regarder dans cette direct ou vidéo, c'est un nouveau format inventé par moi qui s'appelle soft gaming. Siamo alla terza, abbiamo quasi terminato. Questo è il terza borsa frigo di salsicce. Oh. Ce n'è ancora un altro, ok. Willa, carissimo Maurizio Max, buon pomeriggio e ben ritrovato. Effettivamente sono troppo pochi questi tavolini. In realtà devo fare una piccola sala, una piccola saletta qua. Devo vedere se mi fanno costruire le sedie, così faccio come si dice a Napoli, casa e boutique. Dovrei farla al piano di sotto in questo momento, perché adesso sono al piano superiore. Qua si producono i derivati della carne, invece giù i derivati del latte, si fa pure la ricotta. E quindi, scherzi a parte, quasi quasi. Ma non ho ancora finito di sistemare qua. Quella, grazie per essere passato, ministro dei DJ. Grazie mille, Maurizio Max. Alla prossima, ci becchiamo più tardi. Grazie ancora. E qui adesso invece andremo a produrre salame. Now we will produce salame, so we will put the meat here. Voilà, grandissimo Fernbus, buonasera, buon pomeriggio e ben ritrovato. Poco fa è passato Maurizio Max, non so se sta ancora in chat, comunque anche lui è passato a salutarmi. E oggi qua, finalmente, dopo un bel po' di tempo, stiamo iniziando a produrre
prodotti dopo un bel po' di ore. Ottimo. E allora stasera vengo a salutarti in live, vengo a farmi per 208 ha appena brindato con 12 bits. Grazie mille. Cheer 12. Quella approfittiamo alla salute. Dimmi un po' cosa porti stasera, così facciamo un po' di pubblicità al tuo canale. Come si dice in toscano, il tuo canale. E la cime morbida. Ah, bello! A voi che state guardando questo video, mi raccomando, a voi che state guardando questa diretta, vi consiglio di passare nel canale di Fernbus a seguire la diretta che farà con Forza Horizon. Vi anticipo che vi divertirete moltissimo. Qua mi sa che devo devo produrre ancora qua almeno un altro paio di armadietti. Ottimo. Quale auto sceglierai stasera, caro Fernbus? Fernbus 18 18 18 18 18 18. Scusi capo, perché lei dice 18? Ecco un altro che non si fa i fatti suoi. 19, 19. Ma allora quasi quasi li completo sti quattro armadietti. Solo che già sono le 7 di sera qua, quindi mi sa che devo ultimare il lavoro qua. 18 su di... Ah, ma io qua devo mettere anche qualche lampadina però. Tutto questo mi è sfuggito. I will put a lamp here. Vediamo un po'. Fernbus 08 ha appena brindato con 10 bits. Grazie mille. Willa, 10. Grazie presidentissimo. Grazie per i bitterozzi. E forse è meglio così. Questa non fa luce qua. Allora, poi iniziamo. Eccola qua. Iniziamo a mettere qua. Accendiamo la luce. Questa non mi piace come è stata posizionata. Molto, molto male è stata posizionata questa. Allora. Dov'è? Fammi spegnere la luce. Fernbus 08 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Uela, grazie per il hosting. Grazie per l'onore che mi dai ospitando il mio canale. Nel tuo mitico grande canale. Ok. Già, è tutta un'altra cosa. L'area di lavoro, diciamo che tutto sommato ci sta. Allora, io direi di andare a riposare. Buono, è un ottimo... Un ottimo obiettivo, dai, 19 spettatori, è un ottimo risultato. 18, 18, 36, devo comprare. Eh sì, almeno un'altra
un'altra barra di acciaio qua. È un ottimo risultato, 19 spettatori. Ma considera adesso che sono finite le ferie, quindi non tutti durante la settimana cercano una distrazione, ecco, anche perché il giorno successivo si va al lavoro. E direi che è un ottimo risultato, 19 spettatori. It's a great result. Cosa devo andare a prendere? Ah, ok, barre d'acciaio. Già mi stavo scordando. Allora, vediamo un po' quanto di riserva e poi mi sa che devo prendere anche qualche altro. Ma allora, quasi quasi però prendere anche un barattolo di vernice. Allora, 50. Allora, fammi avanzare. 500, 1000, troppo esagerato. Allora, prenderei. No, per ora lasciamo così. Quasi prenderei anche un materassino, me lo metto nella, sì, lo metto nella struttura, perché è un po' fastidioso, diciamo, andare a dormire, uscire, andare nella tenda. Quindi ok, le 9.08, poi devo andare a comprare, devo andare a acquistare la mucca carolina. Per il momento cavalli non credo di poterne o volerne acquistare, perché non so come e quanto possano rendere, quindi per il momento ci baseremo sui lavoretti standard. Quindi allora, però mi sono fermesso proprio qua davanti ai piedi. Facciamo così. Ok, ora mettiamo solo le barre d'acciaio qua, 18, 36, ma il portone mi sono scordato. Allora, andiamo un po' se è pronto qua. Ah, mi sono... 56%, poi chiudiamo. Così si stagiona prima il tutto. Allora, queste sono ok, devo produrre salame, perfetto. Quindi devo mettere queste tre borse là. Now I am producing salame, so I have to dry the sauces for making the salame. E quindi sono 6 per 6, 36. Perfetto, giusto, giusto. Borse 36
tre borse termiche qua piene. Poi dopo andiamo a completare anche la scala d'emergenza qua. We will go on with the emergency exit here. I will finish building the stairs. So I have to do a lot of things in this live streaming. Ah, sta piovendo pure. It's raining again. Here we are, bored to begin with the princess of the universe. Altre, un altro ancora. Appena in tempo. Grazie ancora alle mie confermbus per essere passato in live. Mi raccomando, se non lo fate ancora, vi invito a seguire il canale dell'amico Fernbus, così come il canale dell'amico 9Gire0, la zappa storta, Jason Farm e chi più ne ha più ne metta. Il gran maestro delle cerimonie Jason Farm. Dovrei mettere un'altra copertura qua, mi sa, Vabbè, per il momento completiamo la struttura delle scale là. Per chi è appassionato di Ranch Simulator, nella descrizione del video troverà un link dove poter acquistare il gioco e altri giochi multipiattaforma scontati fino al 70% dei software. E poi, se vi va, io domenica sera sarò in live nel canale della Zappa Storta con, appunto, con Ranch Simulator, e mi farebbe piacere se magari passaste a farci un po' di compagnia, a farci due risate. Thank you. E lì è rimasto un altro ancora, ok. Altri due. Perfetto. E abbiamo completato. La produzione di salame. Ora non dobbiamo fare altro che andare avanti con il lavoro. Quindi sono 16, 32,
64, ai ai ai, ce ne vogliono parecchio qua. 64, 70, 83, facci la miseria. Quasi quasi le vado a comprare. Mi conviene. Se non ricordo male, sono gruppi da 8. E dove spendere, se non ricordo male, quindi dovrei teoricamente spendere circa $80. Oppla. Come il Gippo ha preso l'albero, un saluto a Gippo e un altro amico con il quale la domenica sera vado a divertirmi nel canale della Zappa Storta, quindi mi raccomando, vi invito domenica dalle 21:30 fino a mezzanotte più o meno, però l'orario orientativamente è questo qua. Passate anche a fare un salutino, passate a farci compagnia. Bom bom bom, quindi 32, 8, 10, 320 e $320. No, sbagliato. Ma allora, 10, perfetto, $320. E mi servono. Non ho molta voglia di mettermi a tagliare gli alberelli qua. Anche perché tutto sommato per il momento le disponibilità ci sono, senza esagerare, cerchiamo di impegnarle e di impiegarle in maniera oculata e responsabile. So I decided to buy the wood bars because at the moment, in this moment, I can do this effort. So that's why I bought them. Dai, l'ultima. J'ai décidé d'acheter le bois, les barres de bois, parce que pour le moment j'ai... Oh, c'è stan altre due qua. Je peux le faire, puisque j'ai... les sources suffisantes pour les acheter. Mais je vais faire toujours, je vais acheter toujours dans une façon très très sage. I will always buy thinking if I can do this effort. Forse un petit effort, quella. Anche perché invece quella per le scale ovviamente allora
sa che devo fare una scala per scendere direttamente. Qua al piano di... No, no, no. Ah, qua si... Oh, questo è già diventato salame, ok. Vabbè, per il momento facciamo così. Questo lo lasciamo chiuso. Poi facciamo un salto al ristorante e vediamo un po'. Anzi, no, quasi quasi. Ah no, io devo andare off. I have to buy the cow before doing other stuff. Și nu aștept la vaș. Pască la vaș că javi. E le... Asta di legno. Ok. E le passe meglio qui. Je sais pas pourquoi. J'ai perdu aussi tous les cochons. Je sais pas. Stata una moria delle vacche, punto, 2 punti. Ah, quella mucca che mi produceva tanto bel siamo quasi. O forse mi sa che non ce la faccio, però. Mi sa che ne ho presi di meno. Perché là mi pare che ce ne volevano poco più di 80. Vediamo un po' se ce la facciamo. Ah no, forse ce la faccio. 16, 14, e Giuseppe me ne avanza qualcuno, sì. Me ne avanzano. Me ha qualcosina, me avanza, ok. Ok, direi che tutto sommato, forse il calco... Ah, mo mettiamo pure qualche mobiletto giù, giusto? Giù quando ce ne vogliono, sempre sì. Ok, e vabbè, qua. Quello che riusciamo a fare. Ma per 6 barre. Vabbè, qua diciamo che fondamentalmente... Di formaggio se ne produce poco. Allora, 16 e 38, diamo un'occhiata qua. Se hanno bisogno di qualcosa. Allora, riempi, riempi. Perfetto, ok. Ok, abbiamo rabboccato. Ah, io qua devo pure pulire sta caspita di sta... Aspettami, qua c'ho la gallinella se non mi sbaglio, eh. Mi ero proprio scordato la gallinella. No! Mannaggia, mi sono completamente dimenticato. Completamente dimenticato. Mannaggia, miseria, mannaggia, mi sono scordato. Mannaggia, ma quasi quasi, vabbè. Guarda, avevo tutto qua, avevo. Vabbè. Andiamo. La gallinella proprio questa non doveva fare sta fine. Vabbè, appoggiamo qua su un tavolo. Allora. Dunque, ormai sono le 6, quindi vado un attimo a pulire la stalla dei maialozzi qua, e poi l'indomani mattina tocca prendere un po' di... Ah, ecco, vedi? Ecco, 16 barre. Allora,
Vediamo un po', ecco qua, raccogliamo un po' dei ricordini. Ok, mi raccomando, crescete belli, forti e sani. Belle rosi. Questo se mi sbaglio. Ah, ci sta ancora, ok. E mo quasi quasi faccio così. Ah, ce n'è rimanzata ancora, ok. Dov'è che siamo rimasti? Ok. Babbo, di grosso è fatto. Dovrei andare, anzi, quasi quasi. Una cavatina. All'emporio la vado a fare. Però prima vengo a raccogliere un po' di residui di carne qua e niente, mo vediamo un po', perché vendiamo queste sei borse. Due, tre, quattro, cinque e sei. Allora, che reso? Facciamo in fretta prima che... Quando fa notte sulla sana scena, manato sola, più bello è nim. Oh, solo mia, sta in fronte a te, e c'è anche un bel tramonto. Tutto sommato. Ok, andiamo a vendere questi altri sei. Altre sei borse frigo con ok, quattro, avanzato un pezzo, ok. Allora questo forse riusciamo anche a posizionarlo sull'auto. Voilà, abbiamo le pinze telescopiche. Allora vediamo un po', ecco qua. Qua tra poco mettiamo questo qua perché non riesco a raggiungere l'altra parte. Ok, e mi sa che ci vado domattina a vendere la carne.
E quindi adesso ce ne andiamo a dormire. Quasi quasi fare una stanzetta qua dietro, dove c'è una di queste aperture. Ok, andiamo a dormire. Allora, facciamo così. Mettiamo ad essiccare questo, lo mettiamo là. Cosa c'è? Ah, ancora mi sono sbagliato. Ho che ha fatto la posata. Perfetto, adesso è vuoto. Due, tre, uno. Vedi che ha fatto? Non l'ha preso. Ok, ora l'ha preso. Due, tre, due, sembra migliorato anche dal punto di vista di posizionamento rispetto a quello della casa, è decisamente tutta un'altra storia. Perfetto. Allora, questi mo quasi quasi li metterei giù. Andiamo prima. Queste ora sono vuote. Devo trovare una sistemazione per queste cose vuote. Devo creare uno stanzino qua. I will create an area here. It's a small depot. But later, now I have to go to a restaurant and sell the meat. Ristorante sta più giù qua. Oppla. E si è bloccato oltre il route. E so caro tutti i malleoni. Allora, andiamo. Poi dobbiamo prendere un altro mezzo. Oppala, l'ho superato. Polpetta di pollo, ah, polpetta di pollo. Wow, grande. Ok, allora io direi che possiamo anche andare a adesso. Aspetta un attimo, manzo. Polpetta, manzo, sì. Recuperiamo la nostra caramucca che ci ha abbandonato. E ne andiamo ad acquistare un'altra coppia perché abbiamo bisogno di produrre latte. E
quindi latte e formaggio. Latte, yogurt, burro e formaggio ricchi di natura. Allora, dov'è l'apertura? Questa qua. La nostra povera mucca purtroppo ci ha abbandonato, però è pieno, ci sta. Ah, caroli, caroli. Ah, vabbè. Giusto, giusto. Ok, allora qua ci siamo. Ok, qua non ha prodotto niente. Questo me lo metto qua fuori, visto che quasi quasi le vado a vendere. Cosa devo fare qua? Vorrei creare un piccolo pollaio, però la gallina mi fa laggare un bel po' il gioco, quindi lo teniamo un po' liscio. E andiamo a comprare due mucche. Oh, pagato bene, 576 manzo, polpetta di pollo, maiale, vabbè, non però quasi quasi andrei a comprare altri 6 borse frigo. Now I will buy other 6 bags for the meat. Je vais prendre acheter autre 6 pour la viande.
Eccoci qua, mi sentite ora? Ah, ecco, scusate, Gippo e Ludovico, ecco, meno male che mi avete avvisato. Innanzitutto, come state? Scusatemi, ma mi è venuto lo starnuto e meno male che mi avete avvisato, altrimenti qua non me ne sarei accorto. Allora, Ludovico, buonasera, ben ritrovato. Dopo veramente un sacco di tempo, ti rileggo. Come stai? Dicevo, caro Gippo, nella live che abbiamo fatto domenica ci sei mancato, soprattutto per quanto riguarda il fatto che ogni tanto prendevamo un alberello. Scherzi a parte. So che ti hanno dato il grado di presidentissimo e quindi è per questo che non sei potuto stare qui. Quando stiamo in due là è un po' complicato fare orsacchiotten, orsacchiotten. Allora, Gippo, ti rispondo subito. Ottimo, caro Ludovico, mi fanno piacere i pazzi sapere che le cose vanno bene. Allora, bisogna prestare attenzione a quando ti chiede salsiccia o salame. Allora, la salsiccia, in pratica, ora andiamo nel laboratorio e ti faccio vedere fisicamente come funzionano i macchinari. In pratica, devi macinare la carne, poi la prendi e la metti nell'insaccatrice e deve essere cruda. Quindi, se la fai, se è cruda, è salsiccia. Se la metti ad essiccare negli armadietti che abbiamo costruito, diventa salame. Di salsiccia, di salame di maiale, quindi deve essere cruda. Stessa cosa per quanto riguarda la polpetta deve essere la carne cruda, ovvero la metti nella macina carne e poi dopo devi prenderla dalla pentola e metterla nella borsa frigo, perché se la metti a seccare diventa polpetta di salame di maiale, di manzo o di pollo. Quindi sostanzialmente ora ti faccio vedere un attimino il da farsi. Allora, mo mettiamo un attimo a Caroline qua, la portiamo. Guarda come corre, guarda. Vieni. Guarda, ci sta l'amichetta. E ci vediamo un po' domani mattina per il latte. Cosa si mette sotto il macinacarne? Allora, nulla. Ah sì, la pentola. Ora vi faccio vedere. Allora, qua abbiamo finito. Mo' gli do, aspettate un attimo. Gli do un altro po' di cibo qua perché. Perfetto, danno adesso. Ho un po' di soldini, quindi posso tenerle belle. Belle belle. Allora, recuperiamo un attimo il pezzo di carne. Ah, ecco, ora ti faccio l'esempio con questo pezzo di carne qua. Ok. Allora, vi spiego un attimino passo passo, è abbastanza semplice. Ah. Salsicce di manzo non l'ha mai chiesto. Va bene, il dubbio evitiamo di. Allora, eccoci qua. Questo però lo porto sopra. Allora, la pentola, adesso noi ce l'abbiamo qua. Quando noi prendiamo la pentola. Oh, Ludovico, scusami.
Lettura, ottimo. Quindi ti hanno nominato capitano. Allora, Gippo, prendi la pentola e ti dice subito dove la puoi mettere. In questo caso la metti lì. E poi, queste mi pare che sono tutte. Ammo, ne prendo una di queste. Allora, prendiamo una di queste. Allora, facciamo. Creiamo la salsiccia, quindi prendiamo, mettiamo nel macchinario, poi la mettiamo lì e riaccendiamo, ok? E questa è la salsiccia, cioè adesso è salsiccia perché è cruda, mentre invece se li metti a stagionare diventano salame. Questa è salsiccia. Adesso prendiamo un altro e lo mettiamo qua. Se prendi la salsiccia e la metti ad essiccare, diventa salame. Infatti questi qua, se vai a vedere, sono salame. Allora qua salsiccia di maiale, vedi? Salsiccia è cruda. Mentre invece se io la essicco diventa salame. Quindi se il ristorante ti chiede salsiccia, allora tu devi usare la carne cruda. Se ti chiede salame di salsiccia di maiale, quindi salame di salsiccia in generale, poi in base a quello che ti chiede la tipologia la vai a prendere. Quindi sostanzialmente salsiccia è cruda. Nel momento in cui tu la metti ad essiccare diventa salame. La macina carne è questa. Beh, io adesso ho acquistato quella automatica perché sono riuscito a guadagnare qualcosina dalla produzione. Dalla famosa moria dei maialozzi. Quindi, se la metti ad essiccare, diventa salame. Che sia polpetta, cioè quando tiri il contenuto dalla pentola, quella è la polpetta. Ludovico, che grado ti hanno dato? Super mega capitano? O super mega capitano assoluto? Allora, il materiale voluminoso puoi metterlo nelle borse di frigo, queste qui. Nel secchio no, perché come vedi, guarda, ti faccio vedere una cosa, tu già te ne rendi conto, se non ti dà nulla, se tu prendi, ora ti faccio l'esempio con questo, vedi, se io prendo la borsa, non mi dà nulla, vedi, significa che non va bene, ma se io prendo un altro oggetto, guarda, mi dice che si può posizionare lì. All'apparenza sto gioco sembra un po' strano, stupidino però. Invece è abbastanza complesso. Allora, qua facciamo quest'ultima qua. E poi riprendiamo. Sì, te ne accorgi, diciamo, in maniera automatica quasi. Mo' ti faccio l'esempio, ora produco delle polpette di maiale, ecco così. Ora finisco con le salsicce e produco polpette. Salsiccia, polpetta e cruda.
Se le mette ad essiccare diventa salame di polpetta, salame di salsiccia, cioè salame di polpetta, poi salame, non più salsiccia. E questa è. Quindi, quando ti chiede salsiccia o polpetta, cruda deve essere. Allora, perfetto. Facciamo, ecco, mo faccio l'esempio con questa qua. Facciamo la polpetta di manzo. Allora, adesso se tu ci fai caso, c'è scritto premi E per prendere il prodotto, oppure premi il tasto sinistro ma prendi il pendolone. Quindi se io voglio fare la polpetta, devo premere E, ecco. Questa è polpetta. Se io la metto ad essiccare diventa salame di polpetta di maiale in questo caso. Questo è salame perché è essiccato. Nel momento in cui la metti cruda è salsiccia. Quindi qualsiasi cosa metti qua dentro diventa polpetta se la estrai dalla pentola. Se la metti ad essiccare diventa salame. Spero di essere, come dire, riuscito a rendere semplice il procedimento, insomma, questa cosa qui. Allora, la nostra live, il nostro appuntamento con ok, fammi sapere, Gippo. Dunque, il nostro appuntamento del mercoledì con Ranch Simulator termina qui. L'appuntamento è per mercoledì prossimo per quanto riguarda la mia live. Quindi, mercoledì prossimo, poi venerdì a mezzogiorno sarà disponibile il video in replica su YouTube. Per voi che state guardando il video su YouTube e per voi che state guardando il video in replica qui su Twitch, nella descrizione del video troverete i link, fra cui uno per acquistare Ranch Simulator scontato e altri giochi scontati multipiattaforma fino al 70% di sconto. Poi troverete ovviamente il link per i miei canali social e colgo l'occasione ancora per ringraziare tutti quanti voi che mi avete fatto compagnia durante la live, a voi che state guardando questo video in replica su Twitch o il video registrato su YouTube. Vi ringrazio come sempre per la compagnia. Poi vi ringrazio per i messaggi e per il vostro supporto con i bit, con le donazioni e con le sub, con l'abbonamento al canale. Se avete un account su Amazon Prime è possibile collegare il vostro account Amazon Prime qui su Twitch con Amazon Prime Gaming e potrete sostenere gratuitamente questo canale. E poi adesso ovviamente insomma io vi ringrazio come sempre per la compagnia e mi auguro di averla fatta anche a voi, soprattutto voi che magari state guardando questo video in replica durante la notte. E quindi adesso passiamo ai saluti in lingua inglese. Thank you so much. Ciao Ludovico, grazie Gippo, ci vediamo dalla zappa storta. Thank you everyone for making me company. I hope I done the same with you. This rendezvous with
Ranch Simulator and now and our rendezvous for next week. You will find this video on YouTube on Wednesday at 12 p.m. If you are if you want to buy Ranch Simulator with a low price, you can find a few link in description that are the link where you can buy this game and the other game multi-platform with the price reduced up to less than 70%. You will find as well as any software for PC. I want to say thank you again for the company. Thank you for the message. Thank you so much for the support to this channel with the bits, with the tips and the sub. And if you have an Amazon Prime account, you can do a sub for free on my channel. With the Amazon Prime Gaming here on Twitch, and you will support my channel with for free, and you will let the channel grow up. So then I want to say thank you so much again. So then I want to say thank you so much again. So then I want to say thank you so much again. So I want to say thank you so much again. I want to say thank you so much. Thank you so much again. Sorry. Okay. Thank you so much. Now I will say thank you in sorry. Okay. In French language. Notre rendez-vous avec Ranch Simulator pour cette semaine, il est terminé. Notre rendez-vous, c'est pour mercredi prochain. Je veux dire merci à vous que vous avez regardé cette vidéo en direct ou enregistrée sur... ici sur Twitch ou sur YouTube. Vous allez trouver cette vidéo sur la chaîne YouTube le vendredi à 12h. Si vous êtes intéressé à acheter ce jeu ou autre jeu multiplateforme et autres programmes pour votre ordinateur, vous allez trouver dans la description du vidéo, vous allez trouver des liens qui sont les liens pour acheter les jeux et les programmes pour votre ordinateur. Vous pouvez les acheter avec un prix réduit jusqu'à 70%. Vous allez trouver aussi les liens pour acheter suivre mes canaux social media. Puis je veux dire merci encore une fois à vous que vous m'avez fait compagnie. J'espère que j'ai fait autre temps compagnie, de bonne compagnie à vous. Je veux remercier ceux qui soutiennent le canard parmi les bits, les donations et les subs. Et à propos des subs, si vous avez un compte Amazon Prime, vous pouvez faire une sub gratuitement en reliant votre compte Amazon Prime ici avec Amazon Prime Gaming sur ici sur Twitch. Et maintenant je vais dire salut en langue napolitaine. Allora, voglio io come sempre vi ringrazio per la compagnia che mi avete fatto durante questa live. E spero che vi abbia fatto compagnia io a voi durante questa diretta
o durante la replica che agemi in coppa a Twitch. Sto video ho potuto guardare in coppa a YouTube o Viernari a mezz'ora. Se vi è piaciuto yok, io nella descrizione del video vi lascio certi link, fra cui uno è quello là che potete accattare di yok per computer e per console da yok, multi piattaforma a prezzo scontato fino a 75, spragnate una cosa lì sorta. Poi ci stanno pure i programmi per utilizzare Goppo computer e le applicative, e poi trovate pure i link dove potete seguire i miei canali social miei, che sono oltre a Twitch, che trovate prima di tutto, Facebook, Instagram e YouTube. Voglio ringraziare ancora voi che se sostenete il canale, chi bit, chi donazione e soprattutto chi con l'abbonamento di sub, che sta forma di abbonamento poi in effetti va aiuta a sostenere il canale. E se tenete Amazon Prime, potete collegare Amazon Prime Gaming e praticamente voi facete l'abbonamento al canale, non pagate niente. E voi poi marate una mano a crescere, insomma, per cercare di migliorare un po' il canale. Poi che va già ricerci, vaggiù, è stato un piacere pazzo, grazie ancora. J'avais oublié de vous dire che la video sur la chaîne YouTube sarà disponibile le vendredi à midi. Donc, je vais vous dire, je vais vous saluer. Da ma façon en langue napolitaine. So I will say you cheers in Neapolitan. Io vi saluterò in napoletano in un modo ben augurante. Thank you so much. Grazie mille a tutti. Merci beaucoup e state buone. Ciao a tutti.